Metti in vendita dei prodotti digitali online senza competenze e senza dover neanche crearne, tra virgolette, il contenuto. Ciao, benvenuti in un nuovo video. Se non mi conosci, io mi chiamo Massimo, sono un imprenditore digitale. In questo canale parliamo di business online e tecnologia. Oggi, nello specifico, ti voglio insegnare a creare un prodotto digitale partendo da zero, senza competenze, senza idee, senza soldi, metterlo in vendita tramite diversi canali che adesso andremo poi a vedere. Mi raccomando, per supportarmi, iscriviti a questo canale, almeno se ti iscrivi mi aiuti con l'algoritmo di YouTube a crescere. Adesso rimpicciolisco l'immagine. Eccoci qua. Allora, intanto qua abbiamo ChatGPT, chat.openai.com aperto. Cominciamo a chiedere a ChatGPT, dammi alcuni titoli vincenti di prodotti digitali da poter vendere online. Prodotti digitali ideali da vendere nel periodo di settembre, da poter vendere online e facili da vendere su vari canali di distribuzione. Vediamo un po' cosa ci dice. Noi chiediamo a ChatGPT. Oh. Guardate qua, cioè ci sta dando un sacco di titoli per poter creare il nostro prodotto digitale. Benissimo. Vediamo un po', scegliamone uno. Questo mi piace. Ebook sulle ricette autunnali. Ok, scrivi il contenuto di. Ok. Cioè, ragazzi, rendiamoci conto, ci sta scrivendo il contenuto del libro, incredibile. Ma guardate cosa sta facendo. Benissimo, questa è l'introduzione. Intanto noi ci andiamo. Allora, io direi che ci possiamo portare avanti e vi faccio vedere. Andiamo un attimo su Gumroad. Ok, se a gumroad.com vi registrate, a questo punto facciamo un nuovo prodotto. Ok. Prodotto digitale. Avanti. Ah, giusto, il nome del prodotto glielo andiamo a dare, ce l'ha detto lui. Eccolo qua. Ok. Delizie autunnali, lo mettiamo magari in vendita a 3 euro. Ok. Avanti. A questo punto qua possiamo tranquillamente fare un bel copia e incolla. Perché Gumroad da ultimamente ha messo dato la possibilità di mettere direttamente il contenuto. Quindi noi facciamo così. No, questa è la descrizione del prodotto. Che ci può anche stare. Poi andiamo nel contenuto. Facciamo così. Ok, nel contenuto stesso andiamo a metterci anche il titolo, guardate. Lo allineiamo se riusciamo. Ok, qua rimane così. Magari mettiamo Ctrl B, capitolo 1, capitolo 2, capitolo 3. Ok, conclusione. E questa è la prima parte. Poi
Adesso gli andiamo a dire a ChatGPT di scrivere, scrivi in modo approfondito il capitolo 1. Vedete, sta scrivendo le... Cioè, ma è incredibile, mi sta facendo un libro di ricette per l'autunno. Tutto in automatico, eh? E io sto facendo copia e incolla da ChatGPT per crearmi questo libro di ricette. Ok, lui si è fermato. Allora, capitolo 1. Quindi noi andiamo a fare adesso capitolo 1, le zucche. Ok. Poi scrivi, diciamo, scrivi il punto 2 del capitolo 1, così lo facciamo andare avanti. Avete visto? È incredibile. Lo facciamo tutto assieme, perché adesso vi faccio vedere come generiamo in automatico questo libro in 448. Benissimo. Ok, andiamo qua. Ok, questo è il punto 2. Ora gli diciamo, scrivi il punto 3 del capitolo 1. Ovviamente sto usando ChatGPT versione 3.5, che è quella gratuita, quindi come vedrete ogni tanto laggerà un pochettino, ma insomma va bene lo stesso, dai. Non c'è problema. Ok. Cosa ho combinato? Ho ingrandito l'immagine troppo. Eccoci qua. Ok, ci siamo. Ma rendiamoci conto da sentirsi male, da sentirsi male, figli. Ok. Abbiamo detto poi che capitolo 2, scrivi il capitolo 2, punto 1. È veramente stupefacente quello che si riesce a fare, perché adesso vedete lui mi sta scrivendo adesso il capitolo 2, bisogna dirglielo punto per punto, perché ovviamente, ok, quindi per fare un lavoro ordinato scrivi il capitolo 2.2. Adesso lui lo scrive, in quanto il capitolo 2 abbiamo detto che vola le mele e cipolle caramellate. Ok. E infatti è questo che sto facendo. Qua sta generando. Benissimo, eccolo qua. Capitolo 2. Ora vi diciamo... facciamo prestissimo, scrivi il capitolo 2.3. Avete visto che roba? Io non ci capisco niente né di ricette né di cucina, eppure lui mi sta creando tutto quanto in automatico. E io lo metto in vendita su Gumroad. Abbiamo già messo il prezzo, abbiamo messo la descrizione del prodotto, dove diamo un'introduzione, vari capitoli, in modo che la gente... Tra l'altro possiamo anche poi creare una copertina, l'andiamo a fare, eh? L'andiamo a fare. Benissimo, eccoci qua. Quindi capitolo 2.3 l'abbiamo fatto.
proseguiamo nella compilazione. Poi diciamo, scrivi il capitolo 3 generico, vediamo cosa combina. Se volete sapere cosa sto bevendo è camomilla. Allora, eccolo qua. Adesso ha fatto il capitolo 3, sta facendo il punto 1. Pazzesco, pazzesco, ragazzi, pazzesco. Ok. Quindi gli diciamo, scrivi il capitolo 3.2. Abbiamo quasi finito, eh? Libricino di ricette per l'autunno, ce l'ha consigliato ChatGPT. Siamo partiti senza avere un'idea per creare un prodotto digitale. L'idea ce l'ha data ChatGPT e il prodotto ce lo sta creando ChatGPT. Cioè, quindi più di così, ragazzi, veramente. Ok? Molto bene. E qua gli diciamo, scrivi il capitolo 3.3. Così siamo poi a posto, in quanto abbiamo detto capitolo 3. Questo non va bene perché il fate attenzione qui che vi metta i punti in maniera corretta, se no levate, e fate così. Noi scriviamo 1, ok. 2 3. E qua leviamo questi perché avete visto c'erano sballati questi. Ok, capitolo 2, 1, 2, 3. Ok, anche qua 1, 2, 3. Molto bene. Ora leviamo anche qua questo, così rimane un lavoro fatto bene. Mi raccomando, controllate quello che andate a mettere perché poi magari l'editor qua ve lo modifica un po'. Ok, quindi qua abbiamo tutto quanto. Ora non ci resta che controllare punto 3. Ok, 3.2. Qui mi ha fatto il 3.3, quindi facciamo un bel CTRL V. Ok, e abbiamo detto ci sarà sicuramente una conclusione da far scrivere. Scrivi le conclu scrivi la conclusione di chiusura del libro. Ok? Cioè, incredibile, raga, ma rendiamoci conto di quello che sta generando l'intelligenza artificiale. Cioè, ma è pazzesco, guardate, guardate, guardate. Guardate che è una cosa fenomenale. Ok? Ctrl C, a posto. Ok, il prodotto è ok, gli diciamo pubblica e continua, anzi no, andiamo su canva.com, crea progetto, cerchiamo libro, copertina libro. Ok, ora cerchiamo nei modelli, per esempio, autunno,
visto che sono un libro di ricette autunnali. Ok. Mica male questo, mi piace. Facciamo così e andiamo a metterci delizie autunnali. Ok. Eccoli. Si chiama delizie autunnali. Poi facciamo ricette con. Ok. Guardate, in quanto pochissimo tempo lo spostiamo. Molto bene, magari lo rimpiccioliamo un po', dai, facciamo così. Non faccio grandi personalizzazioni perché mi piace molto questa copertina. Qua ci mettiamo il nome dell'autore. Ok, così. Molto bene. Ecco qua. Copertina creata. Scarica come lo facciamo però PNG. Ok. Mi sta scaricando la copertina, quindi io vado giù, ritorno sulla scheda prodotto, carica immagine, file dal computer, eccola qui la mia copertina, anche il thumbnail mi raccomando, deve essere almeno, deve essere quadrato il thumbnail, che è l'anteprima, quindi facciamo un bel, cerchiamo logo. Anzi, facciamolo ancora meglio. Dimensione personalizzata. Qua ci dice 600x600. Quindi facciamo 600x600. Molto bene. Poi andiamo a prendere autunno. Abbiate pazienza, oggi ho la linea che fa un po' di capricci. Ok. Nei modelli ci sono, vediamo un po' se mi ripropone lo stesso, se no me lo vado a prendere. Vediamo mi piaceva questo, a me. Allora, facciamo così. Ctrl C, anzi, prendiamo prima lo sfondo, Ctrl C, Ctrl V. Poi andiamo a prendere tutte le componenti, Ctrl C, Ctrl V. Eccolo qua. Fantastico. Condividi, scarica PNG. A questo punto torno qui. Sul thumbnail gli dico di caricarlo dal computer. Eccolo qua. Sommario, mettiamo, ottieni il libro di ricette autunnali con zucche, mele e castagne. Ok, se vogliamo dei dettagli. E va bene. Abbiamo creato questo prodotto, gli diamo anche un URL, quindi massimo.gumroad.com/l/, gli mettiamo delizie autunnali, ok? Mi copio già l'URL, gli dico salva e continua, pubblica, qui vede, questo è il contenuto del libro, ok? Pubblica e continua. Categoria, gli possiamo dire ricette, qua automiglioramento, vediamo un po', cucina, sì, ricette, molto bene, questo prodotto, scusami, mettere l'ulti no, mette la visibilità no, perché se tu aumenti la visibilità, puoi decidere quanto dare di più a Gumroad, ok?
perché non paghi per l'inserzione. Possiamo anche dargli. Ok, lasciamogli che gli diamo qualcosa a Gumroad. Copio l'URL. Lo puoi condividere, intanto lo salviamo, condividerlo su Facebook direttamente. Ok, quindi se io vado nella mia galleria dei prodotti, adesso mi ritroverò questo prodotto qui. Coppia indirizzo link. Apriamo una sessione in incognito, così vediamo come l'utente che atterra sul sito, come lo vede, 3 euro. Guardate che bello, vede questa copertina qui. Introduzione. Ok. Basta fare clic sullo voglio. Lo può tranquillamente acquistare con carta o PayPal. Vede anche una serie, lo può anche regalare se vuole, lo riceve poi via email. A questo punto, come fate a spingerlo? Allora, come avete visto, il prodotto abbiamo messo una che diamo un 30% in più a Gumroad per spingere il nostro prodotto, ok? Quindi, ovviamente, poi sta a voi decidere. Potete anche dire che i clienti possono pagare quello che vogliono. Nella condivisione, ecco qua, possiamo, ma io direi che possiamo fare anche così, guardate. Allora, andiamo a dargli tipo 5 euro. Poi. Minima parte da 50, diamo 50 Gumroad, lo salviamo. E voilà, così già Gumroad lo spinge. In più, cosa dovete fare? Aprirvi un canale di YouTube dove parlate di ricette e cucina, creare una community, quindi avere iscritti che vi seguono, nel quale sponsorizzare il vostro libro. Così qua mettete il link e gli dite: guardate che nel mio video c'è il link per acquistarlo, e la gente andrà ad acquistarlo. Lo stesso nelle pagine social, che sia Facebook, LinkedIn, Instagram, creare storie, creare reel, insomma, chi più ne ha più ne metta, ok? E in questo modo venderete il vostro prodotto. Poi se mettiamo dei tag ancora meglio, a livello SEO, ricette con zucche, ricette con mele, ricette con castagne, delizie autunnali, mettiamoci anche tutto il titolo, delizie autunnali, poi cucina autunno e boh. Ok, ho già raggiunto il numero di tag, sono sufficienti. Vedrete che si indicizzerà bene, ok? E quindi abbiamo creato il nostro prodotto digitale in 448, messo in vendita su Gumroad, abbiamo il link, la gente se lo va a acquistare, non dovete spendere soldi per acquistare un sistema di e-commerce tipo Shopify che vi costa 30 euro al mese più IVA, quello che è. Non avete bisogno di acquistare un nome di dominio, basta che postate il link del vostro prodotto e siete belli che a posto. Ovviamente Gumroad si trattiene una provvigione sul venduto, più per spingere maggiormente il prodotto potete decidere se dargli un'ulteriore commissione aggiuntiva che parte da un minimo del 30% fino a quanto volete voi per spingere di più il prodotto, ok? Poi ovviamente dalle analytics di Gumroad potete andare a vedere le visite che ricevete e da dove arrivano le visualizzazioni, ok? Quindi raccomandato da Gumroad, direttamente dal profilo, contatto diretto, vedete a me un sacco arrivano da YouTube, le nazioni, mondo, Stati Uniti, insomma. Non è che faccia chissà quali grandi statistiche, però un'idea ve la dà. Ed è un modo bello per iniziare a fare e vendere prodotti digitali partendo da zero, cioè senza avere competenze, senza avere un'idea di che cosa vendere, chiedete a ChatGPT e vi vende lui quello che volete. Quindi, se il video vi è piaciuto,
Iscrivetevi, mettete un bel like, mi raccomando. Attivate anche la campanellina per le notifiche, così mi supportate con l'algoritmo YouTube e verrete avvisati ogni qualvolta uscirà un nuovo video dove parla di business, tecnologia e crescita personale. Mi raccomando. Grazie di tutto il supporto che mi state dando, siete tantissimi. E noi ci vediamo presto in una prossima puntata. Ciao.